Salve a tutti ragazzi, qui TTT, ben ritrovati sul mio canale. Siamo qua su Dragon Ball Z Dock and Battle versione Jap per andare a giocare i due nuovi Kid Buu e Goku in un Majin Buu Saga. Siamo qua per provarli, andiamo subito intanto. Siamo in un Majin Buu Saga per provare le due nuove unità, ok? Fatemi togliere l'auto perché sennò giocava lui, ma non voglio che giochi lui. La cosa bella quando si gioca questo team è che effettivamente Buu Saga è tutto. Cioè, non so se ci comprendiamo. Link bassi ancora, perché ovviamente l'ho pullato due giorni fa. Però, comunque, a prescindere, la cosa bella del Buu Saga è che è un team che si può giocare in mille modi. È quel team che un nuovo giocatore, secondo me, 2 milioni la prima special, un nuovo giocatore, secondo me, dovrebbe puntare, ok? È troppe combinazioni possibili, veramente tantissime combinazioni possibili da poter utilizzare, da poter sfruttare, che ci stanno veramente tanto, ok? Ovviamente, visto che qua Kid Buu non è ad ability alta, non abbiamo la possibilità di tirare l'AD, quello è un attimo da dire subito, e oltre a quello, altro piccolo problemino, non siamo contro un Majin Buu Saga, ci metteremo un pochino ad attivare la sua active skill che lo rende OP. Mi sono portato Satan Buu. Così, avevo voglia di giocare Satan Buu. Una cosa da dire, giocando un pochino Goku, devo dire, non lo so quanto in realtà sia molto più forte di Kid Buu. Lo devo dire, giocandolo un po', non può mai stare primo, questa è la prima cosa, ok? Lo dico subito, non può mai stare primo, in realtà le piglia, ok? Le piglia veramente tanto. Ma oltre a quello, c'è un altro piccolo difetto, è che se non tira 200.000 special in realtà non tanca niente. Differenza di Kid Buu, secondo me Kid Buu è molto più solido anche in difesa, cioè arriva ad averne veramente un casino. Ok, prima anche di lanciare qualsiasi cosa ne ha veramente un casino. E poi ha comunque un sacco di difesa post special. Devo dire, è proprio dopo averlo provato un pochino, mi ha fatto questa impressione Goku. Non so se l'avete anche voi, ditemelo se avete notato un attimo lo stesso problemino, ok? Che effettivamente non l'ho potuto provare più di tanto ad Ability Full, ma perché ci ho giocato poco con Goku. Ma comunque la situazione non è che cambia in realtà ad Ability Full. Cioè, ha sempre quel problema di difesa. Richiede di fare 12.000 special e non è il massimo, ok? E intanto questa è il quarto colpo. Quindi è full boostato per quanto riguarda il suo boost in passiva. L'active skill la vedremo fra un pochino ancora, fra un pochino. Allora, io direi intanto teniamo Goku qui, ok, va bene, lo vogliamo trasformare, ci vorrà un pochino, comunque abbiamo i Buu, comunque è un Majin Buu Saga vero e proprio con da una parte il Goku e Vegito, perché Vegito Friend ci sta di più, e dall'altra abbiamo Kid Buu, fine, quindi la vita c'è, la recovery c'è, è un team che è semi-immortale, ok, semi-immortale, per quello che è veramente semi-immortale. Ok, vai Vegito intanto. Sì, no, più che altro però sì, stavo dicendo quella cosa lì. È un problema che un po' si nota se lo giocate almeno, un pochino. Che richiede di fare quelle special. Se non le va a fare, urca quante ne piglia di botte. Urca quanto ne piglia di botte. Allora, non credo che qua attiveremo l'active skill, quindi peccato. Peccato veramente. La cosa che mi dispiace di più di questo di Kid Buu è che avendocelo ad ability free, ora io non pullo più ragazzi fino all'anniversario effettivamente, però avendolo ability free lo vorrei avere ability 1 o 2 che c'ha il crit più altino, che quello è il punto veramente a favore di Goku. Ability free comunque fa le cose, ok, non vi richiede l'ability 2, ability free lui farà sempre tutte le cose. Wow, l'abbiamo trasformato intanto, vai, perfetto, cacchio, solo che ho la vita. Non mi ricordo quello. Vorrei trasformare anche il Goku Super Saiyan 2. No, non abbiamo la vita, quindi cerchiamo di prendere un po' di botte ancora. E questo è un po' una rottura. Anche perché ora che si è trasformato Goku Super Saiyan 3, beh, sì, cambiano i Link. Yeah, bello. Cavolo. Prendi una special. Grazie. No, ma dopo recupero gli HP. Ah. Ho preso abbastanza danno, però non è abbastanza in realtà. È quello. Non è abbastanza! Non è abbastanza, che palle, mi si è trasformato uno e non l'altro. È un problema questo, veramente.
È un problema, è un problema. È il problema di Goku Int in realtà, cioè, non tanto del fisico. È il problema che è Goku Int che è cionco. Cionchissimo sta carta, mamma mia. Mamma mia Goku. Ti volevo usare tanto per provare anche un'altra combo che non ho fatto vedere in video, però cacchio. Scelto proprio il momento peggiore per trasformarti. Niente, qua dobbiamo tirare per forza quel colpo extra. No, è veramente una rottura di balle quel colpo extra in realtà. Quel colpo extra... Ah, che palle. Sono molti più turni così. Che palle. Niente, recuperiamo anche il 20%. 5 milioni e 9, considerando non c'ha l'active skill attiva, ci sta. È ability free, link bassi ovviamente, quindi non c'ha neanche BBB attivo. Però ci sta, però ci sta. Ci sta, ci sta, ci sta. Posso prendere abbastanza danni? RIP! Non trasformeremo mai Goku! RIP! RIP veramente. Vabbè, mi tocca andare in questo modo. Ci abbiamo anche i buffer, va bene, dai. Non è chissà quanto, visto che loro hanno... Non a Majin Buu sono un... 20% se non sbaglio, sì. Dovrebbe essere un 20% attack death, però... Ti volevo usare per un po'. Majin Buu Saga, come ho detto all'inizio video, no? È un team talmente aperto a mille opzioni, mille scelte, che ci sta alla fine. Ci sta veramente tanto giocarlo come un po' come si vuole, ok? È il bello. Comunque sì, ho appena notato, non ho ancora fatto il cambio della schermata, quindi state vedendo in realtà un tablet lì sotto, ok? Per farvi capire. State vedendo in realtà questo, ok? Solo che è tagliato un po' e ho appena notato, mi dispiace, il danno non si può vedere tutto quello che si piglia perché lo togli un attimo, lo taglia un attimo. Vabbè, la botta la vedete, se devo morire muoio. Andiamo così. Il problema è che... Oh, che cacchio. Io come lo trasformo ora, Goku, con questo Kid Buu, cazzo? Non perdo HP! Non perdo HP! Che palle! Gli HP! Nada? No, niente. Non li perdo! Raga, non so che fare. Non so sinceramente che fare. Non perdo HP. Non riesco a perdere HP. Goku. Ti prendi una special in faccia, ma proprio una special in faccia. Grazie. Vediamo se ce la facciamo. Una bella special in faccia vorrebbe dire che... Cacchio! La tirata... No, vabbè, aveva 120.000 def. Oh, abbiamo preso danno. Oh, e anche tanto. Oh, finalmente possiamo trasformare Goku. Finalmente, alleluia. Perché ci speravo da un po', ci speravo anche da un po'. Kid Buu crea un attimo quel problema in realtà. Comunque li state vedendo veramente a link bassi, ragazzi. Cioè lo voglio un attimo ripetere, sono link bassi questi PG. Sono tutti e due nuovi, non è che sono riuscito a farmarli neanche al 5. Quindi sono a link bassi, però fanno il loro dovere, ok? Fanno il loro dovere. Ovvio, per scatenare Kid Buu l'ability. Hai da dire, per scatenare Kid Buu, ragazzi, l'ability serve. Goku non gli serve più di tanto l'ability. Ability free farà sempre roba. Se lo volete scatenare di più, volete l'ability. Però lui fa... Oh, finally! Let's go! Kid Buu active skill. E via! Orango Tango mode. Bellissimo. Quanto è? 300.000 ad ability free, buono, solido. Facciamo in questo modo, sto cercando anche di non farmi colpire. Non voglio la recovery, ho fine, solo quello. Non voglio la recovery. Oh, Docka Mode! Non posso attivare la trasformazione di Goku. Non mi è permesso attivare la trasformazione di Goku. No, dai. Che palle, veramente. 6 milioni e 8. Dai. Buono per essere a link bassissimi. Si avvicina comunque a 9 milioni con i link altissimi, 7, 2. Sì, tranquillamente. È tanta roba anche ability free, ovvio. Non ha il crit, fine, solo quello. Non ha così tanto crit da sfruttarlo veramente bene. Però i danni li riesce a fare.
E questa è una special di pugno. Perfetto. Perfetto in questo modo. Perfetto in questo modo. Non attiveremo l'active skill. Però intanto abbiamo visto anche l'evasione lì. Niente, andiamo così. Non credevo che fosse così tanto un problema in realtà, eh. E sono ability free, eh. Cioè, ok, c'è un po' di roba ability full, va bene, Vegito friend. Però mi sono portato anche Kid Buu apposta. Loro due sono ability free e c'ho problemi ad attivare l'active skill. Non me lo sarei mai detto. Avrei detto, ok, ability full forse il problema esiste veramente. Ma ability free credevo fosse inesistente il problema. E invece mi devo ricredere. Ah no no no, ok, qua finalmente ce la facciamo ragazzi. 100.000 in the face ce li riceviamo da Kid Buu, quindi... Via, yeah, è tempo di vedere Goku trasformato, alleluia. Finalmente anche. Lui non ha proprio più problemi di death. Buonissimo Kid Buu. Incazzato. Non... Peccato che c'ha 5 crit, è solo quello. Peccato. Peccato veramente, perché sennò qua sarebbero stati veramente tanti danni. Tanti, tanti, troppi danni. Non voglio prendere la special su Kid Buu, Dokkan, te lo dico. Farà comunque malino, eh. Ok, dovrei avere abbastanza vita che qua trasformiamo Goku e finalmente possiamo vedere la roba. Porca Eva, che culo! Il 3 Eva! Mi ha salvato le balle! Oh, finally! Goku Super Saiyan 3, alleluia. Ce l'abbiamo fatta, dammi gatte. Va bene comunque, dai, almeno lo vediamo. Almeno lo vediamo e siamo rimasti in vita per quel 3 Eva. Grazie Kid Buu. Grazie mille. Ma forse c'ha di più, no, non me lo ricordo quant'è. Voglio solo andare a vedere quant'è, ma non ne sono sicuro, eh. 6. Vabbè, va bene comunque. Allora, Goku. Quant'è la def? 118. Sì, è quello che intendevo, eh. Non è tanta def, deve fare tante special per tankare veramente, se no non è proprio sto gran difensore. Poi comunque ricordiamoci, vabbè, tutte le cose che può fare a prescindere, i danni ne andrà a fare. Pugni non van bene, ecco i pugni non li deve fare assolutamente. Deve tirare special, è da dire un attimo, questa roba è importante, deve tirare special ragazzi. Le devi tirare perché il suo scopo è quello di buffarsi con quelle special, ok? Per quel turno lui si prende mille buff. Però se non va a tirare le special, lui si ritrova veramente con poca def. Kid Buu invece l'avete visto anche prima, ne ha veramente tanta up front, ok? E ne ha anche di più dopo la special. Quello è un punto super a favore di Kid Buu, ve lo dico già. Quant'è ora? 2.80. È quello che intendevo, è un punto strafavore per Kid Buu ragazzi. Ha tanta def fin da subito, poi tira la special e se la busta anche. Goku invece non ha tanta def all'inizio, ce l'ha post special un po' e deve comunque tirare le special. Io mi gatto, ti odio. Te l'ho mai detto che ti odio? Ti odio, basta. Ho deciso che ti odierò. Vabbè, Vegito dovrebbe farcela finire. Vediamo, Goku, dammi gatte. Buono, perché c'è il 70% crit qua, quindi... speriamo che faccia il suo. Oh, no! Rip. Vedete, non è tanto def 120.000. Niente, dopo comunque vediamo un altro turno di... Dopo vediamo un altro turno di Goku fisico con la passiva al 70% e tutte le cose, quindi voglio comunque vederlo in quel modo. Buffer, no, ci sarà Vegito, peccato. Però, vabbè, speriamo almeno che faccia veramente tante special, fine. Si può... Se le può fare, fine, sarebbe bello. Sarebbe bello e basta. Ok, eccoci qua, Migatte Int. Abbiamo quasi finito con questo video. Ah, si è trasformato. Abbiamo quasi finito con questo video ormai, ragazzi. Abbiamo provato un attimo Tenmajin Buu Saga, ma alla fine dei conti... Anche l'altro della nuova lead di Kid Buu e Goku è comunque buono. Potevo mostrare anche quello, però lì avrebbe dominato un pochino troppo Frieza. Io invece volevo proprio farvi vedere solo le due unità nuove e basta, ok? Quindi ho deciso per un Majin Buu Saga un po' vecchiotto, ma va bene comunque. Ha fatto il suo dovere, ragazzi.
Oh, qua abbiamo anche il 30% di buff dal Boo e siamo a posto. Non dovrebbe essere troppo problematica. Quanto? Va bene, va più che bene. Oh, 7 milioni, eccolo qua. Finalmente, ragazzi, c'è il buffer e tutto. Sì, sarebbe 9 milioni con i link al 10. Fine, solo quello. Ed è veramente tanto danno, è ability free, Però sì, il danno c'è da Kid Buu. Forse Goku worka meglio ad ability free, perché ovviamente c'è quel crit in passiva che è molto OP. Ok, molto OP. Crit in passiva è sempre OP. Però Kid Buu non fa comunque schifo ad ability free, ok? Kid Buu ovviamente non critterà, perché c'è solo 5, però non vuol dire che faccia schifo, raga. Attenzione. 120, 112. Ma devi tirarmi troppi add te, sennò quella def è un po' ridicola. Teniamo secondo, che poi almeno... Aia, no, le piglia. Mamma mia, Goku int! Cazzo, ti serve un'ezza. Serve un'ezza questo Goku ormai. Serve un'ezza. È passato già... due anni, sì. Serve un'ezza. Assolutamente un'ezza. Ok, una special, dai. Vediamo un po' se ce la fai, Goku. Pam, Kamamea. Critino anche. C'ha il 70%, quindi probabilmente lo fa a pugni. Special. Special, bello. Bella. Ora ci può essere l'altra special col 5 add di ability, Bassino, però. Vediamo se ce la fa. Dai. E Goku? Ah, pugni. Peccato. Vabbè, ha comunque fatto il suo, ragazzi. Ha fatto il suo. Il suo è riuscito a farlo. È quello che intendevo prima. Ability free comunque fa il suo. È un buon PG da avere solo ability free. Cioè, se l'avete pullato perché avete deciso di pullare su quei due orridi banner e l'avete trovato, GG. Fa il suo. È un ottimo PG da ability free. Solo la difesa un pochino bassa. Troppo sculo da quante special tirate. Fine, solo quello. È troppo sculo da quante special tirate. Non abbiamo il full buff di Kid Buu, ma va bene, ce lo facciamo comunque bastare. Abbiamo comunque tutto attivo, al momento. Ci possiamo divertire. Andiamo un pochino. BBB attivo è sempre bello. Quello più che altro. 7 milioni e 100. Kid Buu non fa schifo comunque, ripeto, non fa schifo comunque ad ability free. È la pecca del 5 crit e basta. Ladino! Vai! No, ma che palle, ma ogni volta! Ma io ogni volta che tiro l'add lui me lo schiva proprio. Strunz! Ragazzi, questo era il team Majin Buu Saga. Abbiamo provato i due nuovi, Kid Buu e Goku Super Saiyan 3. È stato un piacere, grazie mille per aver visto questo video. Ragazzi, domani è l'ultimo dell'anno, preparatevi, ci sarà anche un video pool, ma non su Dokkan, però preparatevi. Detto questo, ragazzi, voi lasciate un bel like, commentate. Se siete nuovi sul canale, considerate l'iscrizione. Noi ci vediamo domani con un nuovo video. Ciao a tutti.